Ragazzi, oggi finiamo Rayman probabilmente. Siamo tornati, Mr. Darkseider. Credo che taglierò la parte iniziale, fin dove siamo arrivati, perché devo semplicemente rifarlo da capo, perché non è stato un parto, e quindi si rifà da capo, evviva! Qua ho già preso le gabbie, tra l'altro, quindi sarà una passeggiata. Adesso arriva la parte difficile, con Dark Rayman. Sì, salve, salve, salve. Che, più che altro, ripeto, non è difficile, è solamente molto lunga. Il problema è sempre la lunghezza di queste parti qua. È strano che non ci siano altre sezioni con lui, tra l'altro, perché pensavo come ha espanso quelle di Moschito e quelle con il seme, avrei pensato che avrebbe espanso anche queste. Meglio così perché è un incubo, però sarebbe stato carino. E ricordiamo che questo livello qua, in realtà, nel gioco vero, era un livello solo. Cioè, questo mondo era tutto in un livello. Quindi vi lascio immaginare che ansia fosse. Allora, qua devo andare avanti, perché ci faccio da sotto, per forza. Oppure no, a quanto pare. Raga, non capisco come devo fare. Davvero non lo sto capendo. Mi sa sempre con la skin di Rayman Dark. Ma non c'è modo, a meno che non debba scendere qui sotto. C'è un cazzo qui sotto. Raga, come si prende quella gabbia? Quello è il regalo, credo sia, non è la gabbia, però il senso è lo stesso. Ah, ma i torroncini forse sono quelli... Sono scemo, ho dimenticato. I torroncini sono le nuove nuvole. Quindi se ci salgo sopra, esplodono. Non so come cazzo fare con Rayman, però, che mi segue. Come faccio? Che cazzo sta succedendo? Ho sbagliato. Sono vivo. No, ma che cazzo mi fai fa? No, ma... vabbè, figlio mio. Vabbè, basta starci sopra, in realtà, e si scende tranquillamente. Basta arrivarci, ho capito come devo fare, però che cazzo devo fare? No, dai. Davvero no. Guardate che non li stavo colpendo, non stavano scendendo. E vabbè. Mi sa che mi conviene farli senza farli cadere, semplicemente... saltandoci sopra e facendomi danno. Cioè, me ne frego della vita. Dio mio, Dio mio, Dio mio. Guarda, non fa niente. Non fa nulla. Preso, preso. Dai, 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 dai. Ok, posso anche morire adesso. Non mi interessa più. Va bene. L'importante era il regalo. Non fa niente. Poi lì si va avanti. Si ignora tutto. Non è un problema. Se li fa un'altra volta, tanto 99 o 100 cosa cambia. Non è neanche così difficile. Quindi non mi posso lamentare. Cioè, è fattibilissimo. Ok, dovrei... Se non faccio cazzate, ho fatto. Perfetto. Addio Dark Rayman. Non è stato bello. Che succede? Ma voi siete deficienti, cioè i controlli invertiti. Vabbè. Non si può fare questa cosa qua. Mi sembra lineare almeno, però il cazzo è lineare. Allora, ci sta perché è l'ultimo livello, però... Non mi ricordo se fosse anche nel gioco vero. No, no, raga. Più che altro è il mio cervello che sta implodendo. C'è pure una vita, ok, quindi... Perché finché vai avanti e non ti fermi, va tutto bene. Il problema arriva nel momento in cui devi fare i salti precisi. Tipo lì sopra, oh no. Ecco, qua sarà un casino invece. Devo andare sempre per difetto e correggere solo in avanti. Qua c'è pure il mago, tra l'altro, tutto visto, Tipo, correggere i salti qua è impossibile. Perché c'è pure lo zucchero, la glassa lì, la crema. No, raga, no, non posso. Non cambiare direzione, però, almeno. Cosa che ha appena fatto? Ma voi siete deficienti. Dove vado? Ok, qua. Qui sopra c'è la gabbia, però non so come prenderla. Aiuto, aiuto, aiuto. Oddio mio, mi fa male il cervello. È lì. Volendo non ci posso arrivare. Non di qua, almeno. Oddio, sai che dopo un po' in realtà diventa così naturale, sarà difficile fare il contrario. Ma non so come arrivarci. No, non sto capendo. Non c'è neanche un fotografo, tra l'altro. Mi tocca fare tutto da capo, se... Guarda, se è apparso così, non so come... Non so neanche perché ci sia andato lì, in realtà. Ma va bene. No, ok. Meno male che aveva poca vita. Gabbia presa. Che paura. Ah, è perché mi si è invertito. Ecco perché stavo sbagliando. Ok, autorun. Questo qua è Rayman Fiesta. Che il tema è anche lo stesso a livello di cibo, quindi va benissimo. Posso solamente saltare e non posso neanche... Ho perso tutto. No, devo morire, perché non mi fido. No, 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 no. Non lo voglio rifare questo livello un'altra volta. Se perdo la gabbia è finita. Non ho neanche l'elicottero, tra l'altro. C'è la gabbia. Oh, no. E come faccio?
Dio mio, mi stavo cagando. E sì che potevo comunque saltarlo l'uscita, però che paura. Che belle idee. Ah, è troppo tempo che non gioco quello originale, quindi non so se siano tutte nuove. Però poi farò una ricerca. Qua non c'è niente, non c'è niente, perfetto. Mancano a questo punto due gabbie e il mago. No, che abbiamo già preso il mago. Mancano solo due Ok, questo è completamente nuovo ed è una zona completamente nuova anche a livello di sprite, diciamo, di background. Oltre alla musica, ma... E vabbè, ho capito, ho sbagliato il gioco. C'è un... ci sono dei elementi che sostengono i pilastri. Che cazzo vuol dire? Sembrano le piattaforme di Aladdin queste. Lì c'è una gabbia. No, Maddo, ho perso la gabbia. Va bene. No. Aspetta, prima la gabbia, prima le cose importanti. È un po' troppo repentino, forse il cambio di ambientazione, però ci sta, perché il boss finale poi si fa qua. Ma in realtà, ti dirò, non mi serve assolutamente a nulla avere il V. Tanto muoio con un colpo da Dark Rayman. Oddio, da loro no, quindi forse effettivamente ha senso. E come faccio qua? Ma lì come cazzo devo fare? No, è impossibile. Pensavo fossi in un altro posto, pensavo fossi nel posto di prima, ho sbagliato. Questo è proprio tanto difficile rispetto a quello di prima. Quello era solamente lungo, questo è lungo e difficile. Tu non puoi volare però, questo è ingiusto. È un'ingiustizia però. Ma io sto finendo tutta la vita così. Non ne ho più. Amici, c'è un problema. Raga, non so come davvero non so come fare. Cioè, non ho idea di come prendere quel cerchio. Perché non mi fa male, invece solamente male, dico, vabbè, sacrifico un punto vita per prendere l'anello e vado avanti. E che mi sciotta. Quindi, è che anche ragionandoci non so come fare, perché lì sono troppo vicino. No, ragazzi, non lo so. A parte che questo posto è un incubo. I mini toons lì, gli anti-toons, così tra tanti, no. Non posso neanche colpirli, perché non posso fermarmi. Loro almeno vanno via. Sono full vita, però, non basta. Ce l'ho fatta! No, voglio implodere. Cazzo, ce l'avevo fatta. Se non li vedi come nemici ma come ostacoli, riesci anche a schivarli decentemente. Lo sapevo. No, devo andare avanti e poi devo fare un salto. Cioè, devo fare lì e poi devo saltarlo avanti, altrimenti non posso. Io volevo finirlo oggi il gioco, ma se continua così la vedo difficile. Anche poi c'è il boss finale, con tutte le fasi miste. Me lo ricordo il boss finale, che figata era e che dito in culo fosse anche. Ogni volta che lo faccio ho sempre un punto di vita in più. Lo sto masterando. Te lo fa fare pure due volte, quello la bastarderia. Allora, una cosa che mi viene in mente è di provare a eliminare tutti gli anti-toon. Però non so come fare perché non posso fermarmi. Quindi devo farlo in corsa e sarà un'ansia. Allora, non sono morto, questa è la cosa importante. E ce ne sono molti di meno, quindi posso fare un altro giro volendo anche. Sì, guarda, li elimino tutti, è la cosa migliore. Poi è molto più facile allora. Oddio, non è semplice, non diventa una cacata, però è sicuramente più fattibile. Spara anche i pugni lui, io spero che i suoi pugni non mi facciano male. Yes! C'è pure una gabbia qua, però come cazzo... Che succede? Allora, abbiamo capito come fare quella parte. Quella dopo io non ho idea. Yes. Ma qua io non ho idea di che cazzo debba fare. Voi siete matti. Pensavo ci mettesse ancora un po'. Niente. Sì, ma che cazzo mi... Ma datemi un checkpoint, vi prego. Io non ce la posso... Sentendo male. Ok, lo posso fare tranquillamente in realtà. È questa parte che mi fotte. Ma io scrivo tutto, che mi frega. Come cazzo fai? Ma non potevo fare altrimenti. Come faccio? Non potevo. La prima parte si può schivare, ok, perché scende. Ma la seconda come cazzo devo fare? Raga, non so come fare. Raga, non capisco. Diciamo le cose come stanno. È un problema il fatto che ti sciotti, perché è troppo lontano per allenarsi. Cioè, davvero, devo fare ogni volta 3 minuti di livello per arrivare a quel punto lì. Basterebbe un checkpoint qua, dopo l'anello. Addio, o sei qui? Ragazzi, non me lo spiego. Ragazzi, io davvero non so come cazzo devo fare lì. Poi c'è pure la gabbia, tra l'altro, che devo prendere. Ci sarà ancora una gabbia, sarà in un posto inculatissimo, quindi devo rifare tutto da capo per la terza volta. La trecentesima. Tra l'altro non c'è neanche cosa vantaggio mid-level, quindi devo finire il livello per forza. Guarda,
Io mi rifiuto di farlo, guardo una guida su internet perché il mio tempo non c'è più. Esce il mio video cercando Mr. Darksider. Sono contento, però ho guardato online e comunque non ho cioè non so come fare perché non c'è una strategia definita. Saltano di qua e di là e quindi non so cosa fare. Ci sono dei cheat, però non so se voglio usare i cheat, perché poi c'è pure il boss e secondo me il cheat dell'invincibilità per livello è per tutto il livello, non per la sezione, e non vorrei. Quindi ci proviamo ancora una volta. Ce l'ho fatta alla prima. Che cazzo succede qua? C'è la gabbia là sopra, oh no. Ci torno indietro per forza, devo tornare indietro. Appunto. Che paura che ho preso. Scendo, non so dove scendo. Meno male che sono riapparsi. No! Vabbè, abbiamo la gabbia. E non so come rifarlo. Perché non ho capito, perché l'ho fatto completamente a caso. Cazzo! Ce la stavo facendo però. Non so ancora come, ma ce la stavo facendo. Ok, ci sono, Dio mio, ce l'ho fatta. Non so ancora come. Non moriamo qua, ti prego. Perché si è staccato? Giuro che non l'ho staccato. Non l'ho capito. Non, giuro che non ho saltato io. Ormai ho capito come si fa, non è così difficile. Solo che, Dio mio, per piacere, non moriamo. Ok. Oddio mio, Rayman, cosa cazzo mi stai facendo provare? Ok, eccolo. Arrivi troppo tardi, Rayman. A differenza tua, ho speso questo tempo saggiamente, studiando il grande Protoon. Il suo potere è tutto mio adesso. Posso creare qualsiasi cosa che voglio. Proviamo a fare questa cosa. Come gestirai tutti i miei sottoposti più forti insieme? E infatti qua si fonde con tutto. Scusa, quanta vita hai? No, non so come funzioni. E che devo fare? Non laggarmi però. Raga, non so che devo fare. Ok, questo. Ma che figo, con pure il lampo dietro. Questa mi sembra molto facile. L'ho detto. Che abbiamo adesso? Mr. Stone? No, Mr. Stone c'era già. Mr. Sax. Non dovevi farlo. C'è la minaccia. C'è Dennis la minaccia. No, ragazzi, non ho capito lui. Raga, non lo sto capendo. Le cazzo di pentole. Raga, non capisco. Non capisco dove mi spunti, non capisco cosa faccia. E ho perso pure la vita. Bene. E non c'ho neanche più il pugno. Ho schivato come su Elden Ring. L'ho fatto davvero. Ma non riesco a colpirti. Sono troppo lontano. Ok, devo fare così. Vabbè, ho capito come fare, non è un problema in realtà. È molto semplice. Sono tutti mini boss con un attacco solo, quindi è tranquillamente fattibile. Perfetto, non ho capito, devo stare vicino. Devo stare molto vicino, così quando poi fa la pentola io posso schivare tutto e colpirlo dopo, perfetto. Però adesso arriva Mr. Sax. Oppure no. Non è vero. Ti dico che non è vero. No, lo faccio così. È una cacata se lo faccio così. È facilissimo. Lui. Quando ce ne sono due dopo sarà un devasto. Oh boy. Vabbè, posso spammare in realtà, fortunatamente. Che cazzo sto vedendo? No, ora non so come schivarlo. Devo colpirlo? Sì, vabbè. Lui è terrificante. Ok. Qua devo... Ho preso danno dal niente. Qua devo spammare. Ora non so come fare. No. No, raga, non ho capito. C'è sempre lo stesso problema di prima. È che allenarsi su queste cose è impossibile. Perché muori prima. Ok, non devo saltare qua. Poi devo spammare un sacco. Ok, non è vero, non mi ha colpito niente, non mi ha colpito. Io giuro che questo non lo sto capendo.
Devo anticiparlo. E sì, e poi? E sì, e poi? Ma si prova, fa danno almeno? No? Ah sì, ecco cosa devo fare. Ok, 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 è fattibile. Mi ha colpito lo stesso, questa è una bugia. Ok, allora è tutto fattibile in realtà, eh. Però non so cosa faccia. Non bloccarti. Raga, non so come schivare. Non so come schivarle, devo... Non so, non può, non è possibile. Però si fa, si fa. Che bello che c'è anche la minaccia sopra, aggiunta come, come boss negli specchi. No, raga, non so come schivarli quelli. Ma per quante volte lo devo fare? No, raga, come cazzo devo fare? Forse posso colpirle in aria? È che lui mi distrugge. Mi distruggeva anche nel boss normale. Sono belli questi boss. Non mi ricordo come fossero in Remen 1 PS1. Però è davvero bella questa boss fight. Peccato che Mr. Sax per me sia completamente rotto, perché davvero non so come schivare. Le bombe ok. E dopo? Non lo so. Ho tre vite e non bastano. Cioè il primo attacco con le bombe si schiva saltando. E capirai. Questo lo salto. E vabbè. Ah, ho capito. Posso rimontarci. Forse ho capito, ho sbagliato tutto, ma forse devo entrarci lì dentro, può darsi, potrebbe essere. Devo passare in mezzo sicuramente. Sì, però vaffanculo, dai. Ce l'ho fatta. Ho fatto uno damage per una cosa, ma ce ne sono quattro, trai. Cosa succede? C'è tutte due fasi. No, vabbè, raga, ma... Ma perché? No, devi, non puoi avere 4 hit. Raga, però, che cazzo. Cioè, no, per il piacere. Ma perché tu devi avere più attacchi? Gli altri ne hanno solamente uno, che sei quello più difficile, tra l'altro. Quindi dopo che cazzo c'è? Mi servono, ogni punto vita mi serve. Perché se questo è solamente... Le prime fasi sono solo ed esclusivamente capire cosa devi fare. Lì c'è anche, in questo caso, la skill che io non ho per schivare quelle robe lì. No, guarda, come cazzo la schivi sta roba lì? Cioè, così, sì, ma non basta. L'ho fatto una volta, no damage. Qua già diventa impossibile. No, lì davvero non so come cazzo fare. Quando mi fa tutte queste cose insieme io non so più, non posso più fare niente. È l'ansia, è l'incubo. È l'incubo supremo. Io sono un'ora e mezza di registrazione, cazzo. Ok, è facilissimo in realtà. Basta colpirne sempre una e schivare bene. Lui è una cagata, Mr. Sax non lo so. Ho tutta la vita, però davvero non lo so. Mi pizzica tutto, mi pizzica. No, però. No, vaffanculo, no, raga, quanto cazzo è difficile. Non posso salvare, devo lasciare il gioco aperto, perché non ho più tempo. Ok. Questo ha fatto uno damage, questo è ottimo. Forse un po' sto imparando. Diciamo la prima delle due fasi sue è abbastanza fattibile in realtà. Perfetto. È questa che mi fotte. Vaffanculo però, eh. In realtà è quasi più facile volendo. Niente. Devi morire. Ma ho due soli punti vita. Adesso c'è Mr. Dark. Oh no, c'è lui. Oddio. Ok. Però c'è la battaglia con Mr. Dark. Me la ricordo che c'è il fuoco, il fulmine a saette. E io non c'è. Mi dà un checkpoint qua però, per piacere, sì. Bene. Sai cosa dicono? Se vuoi qualcosa fatto bene, devi farlo da solo. Ma siccome siamo già a 20 minuti di video e ce n'è altrettanti dopo, ci vediamo tra 2 settimane con il finale vero di Rayman Redemption. Dalla voce di GBJ è tutto, al prossimo video.